andare a cercare, no? Ma poi c'è un programma che il comune può fare, che l'amministrazione può fare più a lungo termine per il lavoro, perché questa città è in crisi, no? Le sue attività industriali e commerciali sono in crisi anche per l'inerzia dell'amministrazione attuale, perché quando questi fanno una politica o non fanno una politica per cui però si viene a privilegiare alla fine il centro commerciale, come diceva lui, il centro commerciale toglie il lavoro, no? Il centro commerciale impoverisce il centro e i quartieri, come diceva lui, quel signore di prima, no? Allora, qui fare una politica, governare il territorio significa anche questo, no? E noi questo vogliamo fare. Quando dicevo che dobbiamo dotare i quartieri di servizi, è anche questo, di servizi commerciali e artigianali, dell'artigianato di servizio appunto. Quando vogliamo pensare come sviluppare, adesso, perché noi direi, signora, prima diceva, bisogna dire cosa volete fare. Allora, siccome qui è da ricominciare da zero, dalle fondamenta, allora, l'albero è bello, ma l'albero ha bisogno delle radici. Se noi non piantiamo le radici, non facciamo l'albero. Allora, abbiamo pudore in centro-sinistra ad esporre qual è l'albero, cioè cosa sarà il fatto compiuto. Esponiamo di solito quelle che sono le radici, cioè le cose preliminari su cui poi l'albero cresce. Ma noi pensiamo di riattivare il turismo. Tutti noi per esempio siamo d'accordo su alcune idee, l'albergo diffuso, l'ospitalità diffusa in centro a Civitanova Alta, che favoriscono non un imprenditore alberghiero, ma tante famiglie, no? Che favoriscono il commercio, il piccolo artigianato. Quando penso io, e lui l'ha espresso Lippo in altri termini, quando pensiamo che debba essere sviluppata un certo tipo di servizio, per parlare più chiaro, il rifiuto, come lo consideriamo noi, necessita di un'intelligenza pensante che lo riesamina continuamente.